Ragazzi, come sapete, come ben sapete, questo è un canale che parla di fai da te. Ovviamente ci sono tanti prodotti aggiuntivi che vengono poi abbinati al fai da te o meno, e sono ad esempio i bluetti di cui avete visto l'ultima recensione. Ora, su questo canale non si parla di normative, di leggi, di panoramica e quant'altro perché sono molto variabili anche in funzione del territorio, della provincia, della regione e poi nel tempo vengono sempre aggiornate. Ora, i tanti amici del canale che mi hanno chiesto: Gianni, come faccio a utilizzare il mio scambio sul posto? Io ho fatto il conto energia 1, 2, 3, ho fatto il 110%, ho fatto lo sconto in fattura, ho contattato il GSE, sono venuti i tecnici a installarmi di un'azienda specializzata. Ebbene, io sto producendo tanta corrente e adesso la voglio utilizzare. Quindi vorrei costruirmi un impianto off-grid, cioè un impianto autonomo. E durante la giornata, quando c'è il sole, andare a utilizzarla direttamente nella casa, andare a utilizzare questa corrente anche per caricare le batterie LiFePO4 o piombo di casa mia che ho installato seguendo il tuo canale, e poi la sera andare a switchare, cioè a utilizzare la corrente che io ho prodotto dallo scambio sul posto, che ho accumulato all'interno delle batterie, e utilizzarle con l'inverter, che sia bestione arancione, ibrido o quant'altro. Ebbene ragazzi, oggi voglio fare un video per aiutare anche questi amici del canale. È vero che non trattiamo lo scambio sul posto, però mi sembra un po' di abbandonarli all'arrangiati. Invece no ragazzi, voglio darvi qualche consiglio, però tenete presente una cosa fondamentale. Anzi, due. La prima è la solita, quella che dovete stare attenti quando avete a che fare con la corrente, avvaletevi di esperti, elettricisti, persone autorizzate. La seconda è che lo scambio sul posto vi è stato dato, concesso, avete firmato dei contratti ed è un beneficio del quale voi beneficiate, per ripetere la parola. Quindi non è una cosa che potete modificare voi. Ora, l'apparecchio che io vi sto proponendo oggi è un deviatore automatico, ovvero un wattometro che in funzione dei watt, in funzione della potenza, lui ha una reazione, ovvero una serie di reazioni che sarete voi a impostarle. Ora io vi voglio presentare l'apparecchio, dato che non ho lo scambio sul posto, non vi faccio vedere il funzionamento, ma è molto molto semplice. Ma del resto la mission di questo canale, quando vuoi insegnare a chiunque a produrre la propria corrente, devi essere semplice, perché sennò entri in teorie universitarie che diventano molto complesse. Detto questo, ragazzi, passerò la descrizione del prodotto in modo che possiate capire appieno come funziona, dopodiché vedete voi come installarlo, farvelo installare e quant'altro, in modo da prelevare la corrente dal sole sul vostro scambio sul posto, caricare le batterie in automatico anche quando non siete in casa, senza switch manuale e quant'altro, e quando il sole va a tramontare, ebbene lui sgancerà e andrete a utilizzare le batterie che avete assemblato nel fai da te con il vostro bestione arancione piuttosto che con l'ibrido. Buona visione ragazzi, come al solito iscrivetevi al canale se è vostra volontà e ci vediamo fra pochi secondi. Ebbene ragazzi, questo dispositivo è un commutatore automatico controllato da un wattmetro. Qui vedete anche la pinza amperometrica. Ebbene, questo wattmetro automatico di precisione bidirezionale, con una potenza attraverso il relè di 30 A, quindi molto importante, vi dà la possibilità di impostare le soglie per andare a decidere se dovete utilizzare lo scambio sul posto o la corrente della vostra batteria, ovvero del vostro inverter. Adesso scendiamo un po' il livello e rendiamo le cose molto più semplici. Che cos'è praticamente questo? Allora, ragazzi, fondamentalmente questo è un apparecchio che serve in tutti quei casi in cui si deve automatizzare l'accensione o lo spegnimento di un altro apparecchio in funzione dei watt. Voi capite che questa caratteristica lo rende utilissimo per uno scopo che è geniale, secondo me. Ovvero, se noi abbiamo questo apparecchio tarato sullo scambio sul posto in funzione di una quantità di watt, ipotizziamo 1000 watt, il momento in cui la pinza amperometrica percepisce
che stanno passando 1000 watt, lei, in base alle impostazioni, si attiva, ovvero chiude il circuito. Ok? Se siamo sotto i 1000 watt, la pinza amperometrica comanda i circuiti interni e il circuito si apre. Ora, che cosa vi viene in mente con questa funzione? Se io ho la pinza amperometrica con il cavo passante dello scambio sul posto ed è notte, quanti watt passeranno da questa pinza amperometrica? Zero. La mattina cominceranno a passare 50 watt, 100 watt, 100, 200, cioè la pinza amperometrica sta cominciando a rilevare che c'è un passaggio di corrente. E a cosa è dovuto questo passaggio di corrente? Al sole. Quindi sta sorgendo il sole. Ebbene, lo strumento percepisce che lo scambio sul posto sta producendo. Quando arriviamo alla soglia, la soglia è variabile perché se abbiamo uno scambio sul posto da 1 kW, non possiamo mettere 1000 perché magari non ci arriviamo mai. Se mettiamo 1 kW, allora metteremo meno. Ma se abbiamo uno scambio sul posto di 3 kW, di 4, di 6, allora mettiamo 1000, 1500. Siamo sicuri che il sole è sorto e può soddisfare la nostra casa, le nostre apparecchiature. Ebbene, in base a tutte le impostazioni che si fanno con queste piccole levettine di questi interruttorini, ebbene, le variabili sono veramente tante, ebbene noi andiamo a fargli dire all'apparecchio, ovvero al relè dell'apparecchio, è sorto il sole, ho lo scambio sul posto, ho la corrente gratuita, adesso attivati, chiudo il circuito. E la mia casa funziona con lo scambio sul posto, sganciandomi l'inverter off-grid che ho costruito e installato a casa mia. Sto usando il sole. Ipotizziamo adesso che la sera abbiamo finito il sole, ovvero ovviamente c'è il tramonto, ebbene l'apparecchio sente il calo dei watt e disattiverà lo scambio sul posto, attivando la batteria che durante tutto il giorno si è caricata con lo scambio sul posto. Bene, questo apparecchio ovviamente va abbinato anche al contattore che deve fare i passaggi di rete. Questo è un relè che attiva altre cose. Quindi andremo ad attivare quello che sarà il passaggio attraverso il contattore. C'è anche questo nei link. Ebbene, attraverso il contattore non ci sono watt, quindi è notte. Il contattore è TLAC, off grid. Bene, sorge il sole, arriva l'alba, cominciano i watt che chiedo io per alimentare tutta la casa. Lui TLAC passa sul scambio sul posto. Passando sul cambio sul posto, la casa viene alimentata dal sole dello scambio sul posto. E l'eccesso entra in batteria. Poi vedremo in una serie di video anche come caricare le batterie mentre siamo sullo scambio sul posto. Voglio creare un po' questo connubio tra scambio sul posto e energia off-grid, proprio perché in tantissimi mi avete detto: Gianni, io voglio essere off-grid, voglio costruirmi il mio impianto, ma che faccio dello scambio sul posto? Lo butto. Ebbene, date la rete, guardate sempre la contrattualistica che avete firmato. Questo è un aspetto tecnico che vi sto citando, ma voi dovrete analizzare personalmente o tramite persone qualificate che cosa state facendo, il perché delle cose. Detto questo, ragazzi, praticamente a tensione raggiunta e a watt raggiunti, soprattutto i watt, questo attiverà la carica delle batterie e l'alimentazione della casa. La sera al tramonto non sente più i watt e scambierà, cioè toglierà lo scambio sul posto, ovvero il prelievo dalla rete, per andare a prelevare totalmente dal nostro impianto autocostruito. Bene, ragazzi, queste sono funzioni molto interessanti e ci fanno capire quanto nell'elettronica veramente si può fare di tutto. La cosa importante qual è? È creare i giusti abbinamenti. Adesso avviciniamo la telecamera perché voglio farvelo vedere da vicino e voglio spiegarvi le varie connessioni come vanno fatte. In questo modo avrete anche un'idea di come connetterlo al vostro impianto scambio sul posto e tenete presente che in abbinamento a questo vi voglio mettere anche il link di un altro prodotto famoso che può fare la stessa funzione. E tenete presente che anche questo prodotto serve anche a disattivare eventuali elettrodomestici che possono consumare troppo e a questo punto evitare un sovraccarico.
sovraccarico che possa farvi spegnere l'inverter che avete acceso. Quindi è un apparecchietto che ha veramente tante funzioni che possono essere utili. Quella che presento io oggi per questo apparecchio, per l'altro che vedremo fra poco a computer, sono funzioni legate allo scambio sul posto, ma le funzioni sono veramente, ragazzi, molteplici. Bene, avviciniamo la telecamera e vediamo alcuni dettagli. Allora, ragazzi, descriviamo bene questo apparecchio. Qui vedete la pinza amperometrica che è connessa con i suoi due fili all'interno di questo connettore. Bene, qui vedete i tre switch per le impostazioni. Ebbene, questo qui di sinistra è esattamente la soglia di potenza di chiusura, cioè questo viene impostato e il circuito si chiude, mentre questo a destra è esattamente la soglia di potenza di apertura. Quindi questi due ragazzi sono quelli che gestiscono i watt, cioè a quanti watt voglio chiudere il circuito e a quanti watt voglio aprirlo. Che cos'è questo? È quello che determina il tempo di attesa tra la chiusura e l'apertura, e questo è veramente veramente importante e lo vedremo fra pochi secondi perché voglio spiegarvelo in maniera particolare. Ora, come funziona? Qual è la logica di funzionamento? Allora, quando il relè è aperto, cosa succede? Che questo LED praticamente è spento. Ebbene, il circuito, tutto il circuito attende che la potenza rilevata da questo superi il valore di soglia di chiusura. Ok? Dal momento in cui la potenza sale sopra soglia, si innesca il timer di attesa, cioè questo. A questo punto il timer dice: ok, tu mi hai attivato, ma mi hai impostato anche che devo aspettare 10 minuti. E quindi a quel punto il LED giallo comincia a lampeggiare impulsivamente una volta al secondo. A questo punto, se la potenza permane sopra soglia per il tempo di attesa impostato, il relè si chiude e questo LED giallo si accende fisso. Qui abbiamo la chiusura del circuito e il relè che sta funzionando, facendo passare, cioè chiudendo il circuito, quindi facendo passare la corrente. Ora, a questo punto, dal momento in cui la potenza scende sotto soglia, si innesca sempre il timer che abbiamo impostato del tempo di attesa e il LED giallo comincia a lampeggiare. Anche qui sta lampeggiando dicendo: e cosa devo fare? Mi spengo? Ebbene, una volta al secondo lampeggia finché, se la potenza permane sotto soglia, ok? A quel punto, una volta rispettato il tempo di attesa, il relè si apre e il LED giallo si spegne e siamo tornati alla fase di circuito aperto, cioè di off. Ok? Questo è un aspetto molto importante. Mentre il LED giallo notifica lo stato del relè e del timer, con il LED verde è possibile stabilire la potenza istantanea attraverso i suoi impulsi, secondo la relazione watt uguale hertz per 1000 watt. Questa è una cosa un po' complessa, la lasciamo perdere, però nel manuale di istruzioni è tutto spiegato semplicemente e molto chiaro. Ho girato l'apparecchio per farvi vedere adesso come questo commutatore funziona, ovvero questo è il relè. Qui dovrete attaccare i cavi che gestiscono poi il contattore. Qui vedete che c'è scritto normalmente chiuso, normalmente aperto e comune. Ebbene, questo praticamente funziona come funziona il dry contact. Qui invece c'è esattamente l'ingresso della 230. Qui vedete che c'è la fase e il neutro. Sappiate che qua dentro, cioè nella pinza amperometrica, ci va posizionato il cavo del neutro. Quindi sarà qui che passa il neutro, invece la fase sarà diretta. Bene, è uno strumento molto semplice. Vediamo altri due dettagli in scrivania perché penso che possa veramente soddisfare tutte le richieste di voi, ragazzi, che avete lo scambio sul posto e nel contempo vi state realizzando un impianto fai da te off-grid. Ragazzi, penso di essere stato chiaro su quelle che sono le funzioni fondamentali. In abbinamento c'è anche un manuale piccolo, sono due fogli, è scritto in italiano. Ebbene, qui trovate veramente delle semplicissime istruzioni su come funziona questo apparecchietto. Ora, il punto è questo. Qua ci sono raffigurate, oltre alle spiegazioni, anche le connessioni. Quindi questo è molto importante per andare a vedere un po' come connettere questi due
due relay fondamentalmente, però la cosa importante è che nel retro del manuale c'è la tabella delle soglie di potenza e dei tempi di attesa. Quindi con questa tabella molto chiara, voi andrete a stabilire i tempi di tutti e tre gli interruttorini, cioè come vanno combinati affinché voi possiate dire a 50 watt, 100, 1000, 2000, 9000 watt ti attivi e a X tempo di attesa ti devi spegnere. Ora ci tenevo a spiegarvi, ragazzi, una funzione veramente bella, importante, studiata bene di questo apparecchietto. Questo terzo switching è praticamente quello che determina il tempo di intervento, cioè quanto tempo devo restare off prima di fare on e viceversa. Questo è importante, sapete perché, ragazzi? Perché praticamente immaginate che ci sia una giornata di sole. L'alba ha fatto partire, si è chiuso il circuito e voi state utilizzando lo scambio sul posto a casa e per caricare le batterie. A questo punto cosa succede? Passa una bella nuvola che fa scendere tutti i pannelli sotto soglia e quindi lui spegne perché siete scesi sotto i 1500-2000 watt che avevate impostato per essere sicuri che fosse l'alba inoltrata e quindi alimentare le batterie e la casa. A quel punto la nuvola 10 secondi sparisce, il sole riappare e lui richiude il circuito. Voi avreste questo apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi continuo, con il relativo contatore che passa a destra e a sinistra. Ebbene, questo non va bene. È per quello che è stato studiato il tempo di intervento. Passa una nuvola, bene, tu quanto hai impostato? 5 minuti. Vediamo se è realmente una nuvola. O se è il tramonto, per cui tu ti debba veramente spegnere. 10 minuti, un quarto d'ora. A questo punto abbiamo la certezza che se le nuvole di passaggio, perché la giornata è mista nuvole e sole, potrebbero andare a spegnere e accendere l'apparecchio, con questo tempo di intervento invece noi siamo sicuri che lui resterà acceso o spento fino alla certezza del nostro quarto d'ora, 30 minuti, quello che volete voi. E a quel punto siamo certi che abbiamo attivato o disattivato all'alba e al tramonto. Bene ragazzi, vi ho portato il PC perché c'è un altro apparecchietto e trovate il link nella descrizione sotto il canale che può essere usato per la stessa funzione. Ora ci sono diversi strumenti che possono essere utilizzati per questo scopo. Io adesso ve ne ho presentati due. Troverete nel link sotto questo video, troverete sia questo che è il misuratore di watt, sia quest'altro della Shelly. Che poi anche il contatore, diversi apparecchietti che sono utili per questo scopo. Io oggi non vi ho fatto la raffigurazione pratica montandoli, non solo perché non ho lo scambio sul posto, potrei simularlo, ma perché voglio testarli bene, voglio vedere quale è idoneo per uno scopo e quale per un altro. Però intanto ve li ho presentati. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi potete già fare delle prove personali e poi attraverso i commenti, per favore, mettetemi quelle che sono state le vostre impressioni, le vostre prove, le vostre, perché in questo modo imparate anche non solo a seguire un canale, ma ad aggiungere elementi personali di cultura che sono utili a voi stessi perché non andate a fare e basta, ma anche a inventare. È così che si acquisisce anche la conoscenza. A questo punto, ragazzi, questo video è finito. Spero sia stato interessante per tutti gli amici dello scambio sul posto, ma attenzione perché questi strumenti saranno anche ampiamente utilizzati in quello che oramai ho introdotto, che è il mega impianto. Lì andremo a utilizzare questi strumenti per avere delle funzioni veramente, veramente utili nel nostro impianto di un certo livello. Ragazzi, grazie ancora di aver visto questo video, ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao a tutti!